Edizione flash del telegiornale di Acqui Terme che apre questa settimana. Partiamo dalla cronaca con il drammatico incidente stradale lungo la strada provinciale che da Bistagno porta verso Rocchetta Palaffea nell'Astigiano. In uno scontro frontale ha perso la vita Carlo Cazzola, motociclista di 65 anni di Bistagno. Sbalzato dalla BMW, l'uomo ha impattato violentemente contro il cofano della Fiat guidata da una donna di 50 anni, anche lei di Bistagno. A nulla è valso l'intervento dei medici del 118. I carabinieri di Acqui stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dello scontro che è costato la vita al motociclista. Tempo di bilanci per la Polizia Municipale di Acqui Terme. Nel 2018 è risultata in aumento l'attività di prevenzione, come testimoniato dai 136 posti di blocco di controllo effettuati, di cui 28 posti di blocco notturni. L'attività notturna è stata intensificata passando da 2 a 3 a 4 pattuglie serali. Sono raddoppiate le ore legate all'insegnamento di educazione stradale nelle scuole, passate da 12 del 2017 a 24, con un totale di 160 alunni interessati. È calato poi il numero di incidenti, passati da 38 a 31, di cui 20 con feriti e 11 senza, 5 i veicoli confiscati, un fermo amministrativo e 10 sequestri amministrativi, 90 le rimozioni. Rispetto al 2017 resta invariato il numero delle patenti ritirate, ferme a 10, anche se sono aumentati a 1030 i punti patente decurtati rispetto ai 702 del 2017. I chilometri percorsi dal servizio di pattuglia sono stati oltre 70.000. Sono aumentati i controlli dei mercati, passati da 482 ispezioni nel 2017 a 525 nel 2018. Tra i dati più significativi spicca una riduzione delle sanzioni rispetto al 2017, da un complessivo di 602.332 euro ai 590.683 euro del 2018. La Polizia Municipale può contare su 2 etilometri, 2 precursori, un telelaser, 2 autovelox e uno street control. Il 2019 sarà però l'anno della prima sperimentazione dei vigili di zona, che avranno i classici compiti della polizia locale: accertamenti sulle violazioni del codice della strada, controllo di incroci pericolosi e regolazione del traffico. Durante la sperimentazione la polizia municipale opererà in 5 zone dal lunedì al sabato: centro storico e stazione, corso Bagni, corso Divisione Acqui, via San Defendente, via Nizza, via Santa Caterina, via Savonarola, piazza Levi, piazza San Francesco. Ogni zona avrà 2 agenti assegnati che lavoreranno in turni opposti e in alcuni casi effettueranno servizio in coppia. Si terranno giovedì 28 febbraio alle 10.30 in Piazza Italia ad Acqui le selezioni del personale che lavorerà nel nuovo McDonald's della città termale. Chi avrà superato le prime 2 fasi online affronterà i colloqui in occasione dell'arrivo ad Acqui del Mac Italia Job Tour. L'azienda cerca 24 persone da collocare nel nuovo punto vendita. Bruno Fortunato, socio CIA, titolare dell'omonima azienda vitivinicola a Cassine, è il nuovo presidente della cantina Tre Secoli. Fortunato succede a Paolo Triberti e il mandato lo vedrà alla guida della cooperativa fino allo scadere del 2020. Il suo vice sarà Vittorio Bergamasco, viticoltore a Monbaruzzo. Bruno Fortunato è viticoltore a tempo pieno. Tra le sue produzioni ci sono moscato, brachetto, barbera, dolcetto e altre varietà coltivate su circa 15 ettari, le cui uve vengono conferite alla Tre Secoli, dove è iscritto da oltre 20 anni. La cantina Tre Secoli conta più di 450 soci conferitori, oltre 1200 ettari vitati, di cui 440 coltivati a moscato, 340 a barbera e 160 a brachetto, che fanno di questa realtà il primo trasformatore di uve di proprietà della regione Piemonte. Sarà ancora una volta anticipata di una settimana la Festa delle Feste, manifestazione simbolo dell'estate acquese. Si svolgerà il primo weekend di settembre e non più il secondo. La decisione è stata presa in comune accordo tra Proloco e Palazzo Levi. Anche quest'anno, domenica 1 settembre, la Festa delle Feste condividerà il centro cittadino con il mercatino di Forte dei Marmi, una quarantina di bancarelle con prodotti selezionati di abbigliamento e per la casa. Occuperà lo spazio di Corso Bagni con una novità tra le tante iniziative: uno show cooking con la partecipazione di Carlo Beltrami, vincitore dell'edizione 2018 di Bake Off Italy.
Siamo allo sport, nel campionato di promozione è un Acqui in crisi, quello che esce sconfitto per 1-0 dal campo del San Giacomo Chieri. Il momento no per i termali, in crisi di prestazioni e risultati, si protrae ormai da diverse partite e trova il culmine in questo match in cui i bianchi di Mister Merlo vengono addirittura puniti da un autogol negli ultimi minuti di gioco. L'Acqui dovrà cambiare registro a partire da domenica prossima nel difficile match contro i Leoni. Nella pallavolo vittoria di misura di Arredo Frigo Macchimo Acqui, che porta a casa un 3-2 contro Volley Parella Torino. Le ragazze di coach Marenco, none in classifica, agguantano il successo al tie break contro la squadra delle torinesi, loro diretta inseguitrice, ora a 7 punti di distanza.